Let's fly now. Let's fly now. Bene, andiamo subito a sfidare il secondo Super 4. Bello, mi piace. No, c'è lei! Il personaggio che io voglio che si venga caratterizzato di più. Oh mio Dio. Perché non la caratterizzano bene né nell'anime? Non la caratterizzano bene né nell'anime, né nel gioco, né nel manga. Intendo Pokémon Adventures. Cioè, io voglio sapere la personalità precisa di... Cioè, guardatela, anche così dall'Overworld, guardatela. È una cazzo di ragazza hawaiana. Come si fa a non amarla? Cioè, guardate, c'è persino Vera, non è nulla in confronto a lei, infatti le parlerò da dietro. Sono Esther di Super 4. Sul Monte Pira ho imparato a entrare in sintonia con i Pokémon di tipo spettro. Il legame che ho stabilito con i miei Pokémon è molto profondo. Avanti, fammi vedere se riesci a dare del fiore da tolciare ai miei Pokémon. Esther. Cioè, guardatela. Come si fa a non amare Esther, ragazzi? Che poi secondo me dovrebbe avere Pokémon tipo acqua, perché si intona di più con il suo tipo. Comunque, Dusclops. Uno sgranocchio non te lo toglie nessuno, sappilo. Pressione. Me lo sono spreco... Pippi. Però anche ho Palombra che ti fa di più, perché... sono un attaccante speciale. Però... devo ricordarmi che questo è Dusclops. Cioè... Dusclops... Se tankato... Se... con gli EVS giusti... è in grado di resistere... a tipo 3 o 4 attacchi di Deoxys attacco. Che mi sembra che tipo... uno dei Pokémon con l'attacco più alto. Forse mi sembra che... secondo solo Mega Mawile... dovrei controllare. Divinazione. Lo sai che il tuo divinazione non mi fa paura, vero? Perché ho un bel Pokémon che si chiama Absol, che è immune a quella mossa. Non dovevi farlo. Per il semplice fatto che adesso mi hai maledetto. E quindi io perderò TS ogni turno. Io odio maledizione quando viene usato su di me. Ovvio, ricarica totale. Absol, fagli uno di quei crit che se lo ricorda per tutta la vita. Boom! Visto? Ogni colpo un crit. Io voglio battere la Lega soltanto per fare l'episodio Delta e vedere la mia bellissima Igana. Oppure l'Iris in italiano. Oppure Zinnia. Allora, Sableye, cambiamo subito e vai in campo Lumina. Sarebbe bello se i Super 4 avessero le mega evoluzioni, dato che il primo aveva Absol e te, e come cavolo si chiama, Esther e Sableye, quindi ci potrebbero farlo, no? Magibrillio. Brucia più. Fammi capire, quella merda di Sableye impara pure bruciapelo? Oh mio Dio, mi sono appena immaginato un mondo in cui Sableye entra in campo, fa bruciapelo, poi dopo fa tipo fuoco fatto e poi dopo fa ripresa. Mi ha appena colpito con ripicca e mi fai tanti danni, what the fuck. Lumina... le difese, anzi le statistiche in generale di Lumina fanno schifo, però ha gli HP molto alti. Adesso non mi ricordo quanti sono gli HP base, però sono piuttosto alti. Banette. Vai subito Noise, dato che per me ti ha fatto confusione e non volevo che ti attaccassi ogni 2 secondi.
Comunque sì, come abbiamo detto, i Super Quattro sono piuttosto semplici, cioè io sono tipo 3 o 4 livelli inferiori e li sto arando, tranne il primo che ho avuto un po' più difficoltà, ma questi, ma Aster la sto arando male, ma tanto male. Tipo 2-8K ogni rancore. Dimmi che non l'hai appena fatto. Oh no. Dimmi che non è quello che penso, dimmi che non è la mossa che ti diminuisce i pip. Io odio queste mosse. Dax Noir. Ovviamente per Dax Noir metto Absol, dato che mi ha tolto palla ombra. Sì, perché se lo chiedo ancora il raffreddore, purtroppo. Beccati questo crit. Notte sferza. Bam. È super efficace. Brutto colpo. Io ve l'ho detto, ogni attacco è un crit. Livello 48. E poi ragazzi, guardate l'attacco di Absol. Guardatelo. Più 3, 157. Ed è al 48. Banet. Hai anche a 2 Banet. Vabbè. Dato che io non voglio rischiare, mi mega evolvo, così se vuole farmi qualche cosa di stato le rispedisco contro. Contro lì ho fatto la sfida, la mia mega contro la sua mega. Non te sferza, un PS, lo lascia con tipo un PS e lui mi becca con una potente zuffa. Ci sono rimasto malissimo. Comunque. Oh, azzipicchia. Questa volta ha perso. Anche il legame che si fa creare la tua squadra è molto forte. L'ho sottovalutato. Ecco perché ho perso. Mi piacerebbe vedere fin dove riuscire ad arrivare grazie a questo legame. Prosegui nella prossima sala. Ma io no, io voglio restare qui con te. No, aspetta, però dopo c'è Frigia. Oh, anche Frigia è una gnocca. È una bellezza ghiacciale. Citazione a Glacia. Come può il ghiaccio stare dinanzi ad un fuoco così puro? Cioè io l'ho detto, io devo spammare sta frase perché è bellissima. Ha poco senso ma è bellissima, mi piace. Shit. Vabbè, comunque noi ci vediamo con il prossimo episodio per andare a battere Frida.